Laudetur Jesus Christus, carissimo piccolo resto del Piemonte, è bello essere in mezzo a voi oggi così numerosi e per la prima volta per me qui a Torino è scoprire che c'è un popolo così numeroso, così appunto fervoroso nella fede che decide di seguire i pazzi, decide di seguire un pazzo, due pazzi, tre pazzi, quattro pazzi, cinque pazzi, tutti pazzi, ma pazzi per Gesù e per Maria. Ecco, noi siamo pazzi, siamo folli, ma lo siamo al modo dei primi apostoli. Se voi leggete gli Atti degli Apostoli, il giorno di Pentecoste diceva la gente di Gerusalemme: questi hanno bevuto vino, forse in Veneto poteva andare alle 9 del mattino, ma non so in Piemonte se anche se si beve, ecco più o meno. Però a Gerusalemme, il giorno di Pentecoste, dicevano, forse hanno bevuto del vino, sono ubriachi, e invece erano pieni di Spirito Santo. La stessa cosa dicono a noi, che siamo ubriachi, che siamo folli, che siamo pazzi, ma siamo pazzi per Gesù, siamo pazzi perché siamo i giullari di Gesù e di Maria, e l'uomo carnale, dice la Scrittura, non può comprendere le cose dello Spirito Santo. Quelli che vivono nella carne, che vivono negli interessi del mondo, che vivono delle alleanze del mondo, che insomma non mettono Gesù al primo posto, non possono comprendere, non possono capire la stoltezza di cui parla proprio il Vangelo, di cui parla San Paolo, di cui parla la Bibbia. E oggi celebriamo la memoria di San Girolamo, che è stato un grande studioso delle Scritture, forse il più grande che ci sia mai stato, e lui si è ritirato anche per anni e anni per approfondire la Scrittura in una vita di penitenza, in una vita eremitica, per tradurre le Scritture, poi il latino, l'Antico Testamento che è scritto in ebraico, il Nuovo Testamento in greco, per tradurli dal latino e dare ai popoli latini la parola di Dio, poiché in precedenza si celebrava con la parola greca e nei secoli precedenti non c'era ancora un testo latino ufficiale anche per la liturgia. E quindi San Girolamo ci fa innamorare proprio della parola di Dio. Dice Papa Benedetto XVI, parlando di San Girolamo, dice che lui innanzitutto non è stato solo uno studioso, quindi non ha solo studiato in modo intellettuale la parola di Dio, ma l'ha amata, l'ha vissuta in prima persona. Quindi c'era corrispondenza perfetta tra lo studio e, possiamo dire, la vita. Quindi non era uno di quelli che Gesù condannava, che diceva fate quello che dicono, ma non fate come loro, perché dicono e non fanno. No, San Girolamo viveva la Sacra Scrittura, non solo la studiava, non solo la insegnava, e questo lo dice Papa Benedetto. E poi dice Papa Benedetto che San Girolamo ci aiuta ad amare di più la Sacra Scrittura, ci aiuta ad amare, ad accostarci al testo sacro con atteggiamento di riverenza, con atteggiamento di amore, ma soprattutto per entrare in dialogo con Dio, perché Dio ci parla in tanti modi, ma il modo privilegiato è la parola di Dio. Quindi Dio in che modi può parlarci? Dio ci parla innanzitutto con il creato, con le opere del creato, ci parla con, possiamo dire, i segni, a volte i miracoli, a volte i sogni, a volte con le persone che incontriamo. Quante volte il Signore ci manda un messaggio attraverso un fratello, una sorella che incontriamo, e magari neanche tanto di fede, a volte soprattutto con quelli che vivono nella fede, ma a volte il Signore ci manda messaggi anche attraverso persone impensabili. E poi ci parla il Signore anche, per esempio, attraverso le prove della vita, attraverso le malattie che ci obbligano a riflettere sul senso vero della vita, e ci parla in tanti modi il Signore, ma il modo privilegiato è la parola di Dio, è proprio le Sacre Scritture, quella storia di amore che Dio ha intrapreso con gli uomini, prima con il popolo eletto di Israele e poi con la nuova Chiesa, con il nuovo Israele che è la Chiesa di Cristo. Il Signore ci parla in modo privilegiato nella
Sacra Scrittura. E allora, dice Papa Benedetto, dobbiamo imparare anche noi a conoscere di più la Scrittura, ad amare di più la Scrittura e a scorgere la voce del Signore leggendo la Sacra Scrittura. In questo, Don Alessandro sarà d'accordo con me, gli evangelici, i protestanti ci battono e loro hanno il principio della sola Scrittura, quindi quella è l'unica fonte a cui attingono, per cui tutto quello che non è nella Scrittura non è da considerare, ma perlomeno conoscono bene, c'è da dire che conoscono bene il testo sacro, cosa che invece i cattolici non fanno. E anch'io molte volte, confrontandomi con gli evangelici, prima di diventare sacerdote, poi non ho più avuto tante occasioni, mi rendevo conto che erano molto preparati sulla Sacra Scrittura, la conoscevano bene, certo, poi interpretavano certe cose a modo un po' loro, fuori dal magistero della Chiesa Cattolica, però c'è da dire che amano la Sacra Scrittura, la studiano e hanno un rapporto quotidiano con la Scrittura, appunto di amore, di lettura e così via. E allora anche noi dobbiamo fare questo, dobbiamo riscoprire la bellezza della parola di Dio e mettere le nostre Bibbie in un luogo visibile della casa, sul leggio, tenerla aperta come si faceva anche in parrocchia, c'era un leggio con la parola del giorno aperta oppure con altri passi della Scrittura. Così dobbiamo fare anche nelle nostre case, metterla in un luogo visibile, non nel cassetto a prendere polvere, non nell'armadio, e poi magari mi ricordo una volta ogni tanto che c'è la Sacra Scrittura e vado a consultarla, magari in modo anche sbagliato, come si consulta l'oroscopo, come si consulta, per curiosità o per altri motivi che non sono retti. Invece, ecco, dovremmo avere un rapporto più quotidiano con la Sacra Scrittura, sia personale e poi certamente attraverso la comunità ecclesiale, poiché nella messa e nelle catechesi, in tutto l'insegnamento della Chiesa, c'è sempre la Sacra Scrittura. Ma dice Papa Benedetto un'altra cosa importante, dice che bisogna leggere la Sacra Scrittura nella Chiesa viva. Questo passaggio l'ho letto proprio stamattina, mi hanno girato delle notizie su San Girolamo e c'era questo passaggio di Papa Benedetto: la parola di Dio va letta nella Chiesa viva, e questo mi ha colpito. Quindi qual è la Chiesa viva, mi sono domandato? La Chiesa viva è quella deriva dalla Chiesa delle origini, quella che è in continuità con la Chiesa delle origini, quella che vive non solo della Scrittura ma anche della tradizione e nel magistero autentico. Quindi le fonti della rivelazione sono due per noi cattolici: la Scrittura e la tradizione precede la Scrittura. Che cos'è la tradizione? È la tradizione con la T maiuscola, non è da confondere con le tradizioni, come può essere, non so, la processione di Sant'Antonio, la benedizione delle rose di Santa Rita. Queste sono tradizioni, ma la tradizione con la T maiuscola è praticamente quello che deriva, che ci è stato tramandato dalle origini, ci è stato trasmesso dalle origini, e quindi prima della Scrittura ci è stato trasmesso in modo orale. La Scrittura viene dopo, nei primi decenni c'è la predicazione orale degli apostoli e poi successivamente fa parte anche della tradizione tutto il patrimonio dei padri della Chiesa, l'insegnamento dei vescovi, santi, dei padri della Chiesa e così via, cosa che appunto la falsa Chiesa ha rimosso. Se voi ci fate caso, Bergoglio non cita mai i padri della Chiesa, non cita mai i papi precedenti, cita sempre se stesso, cita sempre quelli che piacciono a lui. Il cardinale Casper è un grande teologo, niente di meno che il cardinale Casper è uno dei più grandi massoni, ecco che diventa il più grande teologo che esiste sulla faccia della terra, e quelli che piacciono a lui li cita, ma quelli che gli sono scomodi non li cita mai. E quindi dicevo, la Chiesa viva di cui parla Papa Benedetto è la Chiesa che è legata alla rivelazione, quindi alla tradizione della Chiesa e alla Sacra Scrittura. E poi al magistero. Il magistero
è l'interprete autentico della Sacra Scrittura. Quindi i vescovi, i papi, hanno avuto il compito di, nel corso dei secoli, di dare la giusta interpretazione della Sacra Scrittura e quindi di guidare il popolo di Dio sui giusti sentieri, verso quella che appunto è la volontà di Dio nel corso della storia e verso quelli che sono i comandamenti di Dio che non cambiano mai, anche se Bergoglio dice che i comandamenti non sono assoluti, dice che lui fa fatica a capire le verità assolute e quindi Gesù non è la verità assoluta per Bergoglio, ma lo dice chiaramente, lo dice apertamente, quello che veramente ci lascia perplessi. Bergoglio dice tutto alla luce del sole e una volta almeno si nascondevano, ma questi dicono tutto apertamente, si manifestano per quello che sono e poi pensano di essere ancora cattolici quelli che vanno a messa insieme a lui, quelli che credono di essere ancora nella Chiesa Cattolica facendo tutti i loro, possiamo dire, scamotaggi, stratagemmi e tutte le loro strategie umane, ma quella non è più la Chiesa Cattolica. Allora la Chiesa viva è la Chiesa che vive nello Spirito Santo, che è legata alla Chiesa delle origini ed è rimasta incorrotta nel deposito della fede, quel deposito proprio che la falsa Chiesa sta adulterando, sta corrompendo. Poi tra l'altro, ecco, Bergoglio che si ispira al principio della sola scrittura luterana, luterano, cambia anche la scrittura, quindi lui e i suoi vescovi cambiano addirittura anche la parola di Dio. Facciamo solo un esempio eclatante, a parte tutte le distorsioni che sono entrate anche nella liturgia, nella messa e nel messale stesso, ma facciamo solo un esempio eclatante per capire come questa Chiesa prende la parola di Dio e ne fa quello che vuole. Il vescovo Galantino alla GMC di Bologna, non mi ricordo in che anno, davanti a migliaia di giovani, ecco, dice in nome della Sacra Scrittura che Sodoma e Gomorra sono state punite da Dio non perché c'era il peccato contro natura, ma perché non accoglievano gli stranieri. Questo è appunto adulterare il testo sacro. Nella Bibbia non c'è scritto questo, non c'è scritto che Sodoma e Gomorra sono state punite perché non accoglievano lo straniero. Questo è solo un esempio per dire come questa gente prende la scrittura per strumentalizzarla e per mandare un messaggio che è un messaggio politico, è un messaggio che non è quello della Sacra Scrittura stessa. Vediamo se funziona meglio questo, sì. E potremmo fare tanti esempi, anche Bergoglio dice addirittura Dio si è contaminato e cose di questo genere, usando la scrittura, dei passi di San Paolo, e per fare dire cose che non esistono. Dio si è contaminato. Proprio quando diceva questo gli è arrivato un drappo in faccia, se vi ricordate, stava dicendo Dio si è contaminato, il vento dello Spirito Santo ha sollevato il drappo per dirgli stai zitto, basta, non se ne può più di dire queste cose, basta. E settimana scorsa Gesù si è fatto diavolo, Gesù com'è che ha detto? Si è fatto serpente, ma cose di questo tipo che non esistono nella Sacra Scrittura. E allora capiamo bene che dobbiamo più che mai rimanercene nella Chiesa viva di cui parla Papa Benedetto XVI e interpretare le scritture nella Chiesa viva come la Chiesa ce lo ha insegnato per 2000 anni nel corso dei secoli. E per noi questo è importante essere nella Chiesa viva. Se c'è una Chiesa viva vuol dire che c'è una Chiesa morta, c'è una Chiesa dove non c'è più l'azione della grazia dello Spirito Santo, dove non c'è più il beneficio e i frutti della grazia, dove tutto è sterile, se vogliamo, dove come dice sempre anche Don Alessandro, c'è una Chiesa metallica, è una Chiesa fatta di liturgie metalliche, di predicazioni che sono tutte incentrate sulla filantropia, che se vogliamo
è anche il principio massonico. Già i papi nei secoli scorsi, già il primo papa che condannò la massoneria, Clemente XII, nel 1738, disse proprio questo, disse che le società segrete si mostrano in apparenza come buone, come umanitarie, e nascondono dentro di sé dei principi filantropici, e quindi si mostrano come amanti del progresso, amanti della società, amanti dell'uomo, ma dietro queste società dove si riuniscono tutte le sette insieme, quindi ogni appartenente a una setta, a una religione, a una filosofia può entrare in queste società, le quali fanno anche dei giuramenti segreti, e questa è la massoneria. Ecco, dice, dietro tutto questo si nasconde Satana, dietro tutto questo si nasconde la menzogna, la falsità. Ecco che allora la massoneria non è cambiata, sono passati secoli, e anzi quel progetto antico che avevano di snaturare la Chiesa Cattolica, di prendere le cose più sante, di occupare il trono di Pietro, quel progetto l'hanno portato a termine. Sono arrivati lì dove il Signore ha permesso loro di arrivare, e lì dove volevano arrivare, pensando però di vincere il Signore stesso. Ma il Signore ha detto nella visione di Papa Leone XIII, ti darò 100 anni a Satana, ti darò 100 anni di tempo, che può essere un periodo più o meno lungo, ma tu non ce la farai, non potrai vincere, perché la Chiesa è fondata sulla mia parola e le porte degli inferi non potranno prevalere mai su di essa. E allora vediamo, ecco, dicevo, come in nome anche della Sacra Scrittura, però la Chiesa di Bergoglio porta avanti dei principi massonici. Bergoglio e i suoi vescovi predicano la filantropia, predicano l'amore per l'uomo, per l'umanità, predicano l'amore per il progresso, l'amore per la scienza e tutte queste cose qua, ma non predicano Gesù Cristo, non predicano quello che dice la parola di Dio, cioè che Gesù è l'unico salvatore, e anche adulterano il mandato stesso di Gesù. Quindi Gesù ha detto, andate nel mondo, predicate il Vangelo della salvezza, annunciate la salvezza, battezzate nel mio nome, guarite gli infermi, scacciate i demoni, e così via, ma questo mandato di Gesù Cristo viene meno, e viene meno perché la falsa chiesa di Bergoglio pratica ormai un indifferentismo religioso, e questi principi che sono entrati con il Vaticano II, essenzialmente, cioè il dialogo con tutti, la libertà religiosa e così via, sono dei principi che la Chiesa non aveva mai insegnato, ma che piano piano hanno scardinato la Chiesa Cattolica, fino ad adulterare anche la parola di Dio. Vediamo quali sono i frutti di questo andamento, di questi decenni. Anche la parola di Dio è stata manomessa, è stata impugnata per altri scopi. E allora torniamo a San Girolamo. San Girolamo ci invita appunto ad innamorarci di più della parola di Dio, ci invita a difenderci anche con la parola di Dio. Vi ricordate come il Signore stesso ha scacciato Satana nel deserto? Dopo i 40 giorni in cui Gesù è stato messo alla prova, Satana si presenta per tentarlo, con ogni genere di tentazione, e Gesù lo scaccia con la parola di Dio. Satana strumentalizza la parola di Dio per dire altro. È stato scritto, è scritto che ti butterai giù dal pinnacolo e Dio manderà i suoi angeli. Ecco, capite? Satana prende, conosce la parola di Dio, ma la strumentalizza per altri fini. Invece Gesù risponde con il significato vero della parola di Dio. È scritto che vattene Satana, non tenterai il Signore Dio tuo, è scritto, e Gesù cita la parola stessa di Dio, lui che è la parola di Dio incarnata, è il verbo stesso incarnato. E allora conoscere la parola di Dio è conoscere Cristo, dice San Girolamo. L'ignoranza delle scritture è l'ignoranza di Cristo. Se noi conosciamo di più la parola di Dio, abbiamo un'arma per allontanare Satana. Stamattina
Don Alessandro parlava delle armi per allontanare Satana, anch'io ne ho parlato in questi giorni, in, qua e là, ma ecco, la parola di Dio è un'arma essenziale, quindi dobbiamo conoscerla per scacciare il maligno, per scacciare tutte le imposture che stiamo vivendo, e San Paolo lo dice chiaro: se anche un angelo venisse dal cielo a dirvi qualcosa di diverso, a insegnarvi qualcosa di diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema, non seguitelo, non seguitelo, ma rimanete saldi nella verità. E allora San Girolamo dice: l'ignoranza delle scritture è l'ignoranza stessa di Cristo. E se vogliamo conoscere Cristo, o che non capiti di presumere di conoscerlo già abbastanza, perché Cristo è la sapienza infinita e il mistero di Cristo è insondabile, dice San Paolo, in longitudine, in larghezza, in profondità, in altezza. Ecco, e quindi non presumiamo di dire: io conosco già Gesù. Lui sì che ci conosce, lui ci conosce bene, ma noi non dobbiamo presumere di avere la conoscenza di Cristo in pugno, perché faremo un peccato grave. Ma se vogliamo conoscere Gesù, dobbiamo conoscere bene, bene le scritture, poiché le scritture parlano di Gesù. Gesù stesso ha detto: le profezie si avverano, le profezie dell'Antico Testamento si stanno avverando sotto i vostri occhi, ma voi non ve ne accorgete. E allora tutta la scrittura è in funzione di Gesù. L'Antico Testamento è tutto da leggere in funzione di Gesù, se no saremmo come gli ebrei, che leggono l'Antico Testamento ma non in funzione di Cristo. Lo leggono come l'hanno sempre letto prima di Cristo. Ma ecco, noi sappiamo che tutto l'Antico Testamento è una preparazione a Cristo, e quindi leggiamo la scrittura, si dice in termine tecnico, in chiave tipologica, cioè tutto è figura di Cristo, tutto preannuncia Cristo. Ecco perché poi i padri della Chiesa hanno saputo interpretare l'Antico Testamento tutto in funzione, in funzione di Cristo. Facciamo solo un esempio per capirci meglio: Mosè è il liberatore, è il liberatore del popolo di Dio, che è mandato da Dio a liberare il popolo santo dall'Egitto per portarlo attraverso il deserto nella terra promessa. Ma Mosè è prefigurazione di Cristo che ci libera non dall'Egitto, ma che ci libera da Satana, che ci libera dal peccato. E allora ogni episodio dell'Antico Testamento, ogni passo, ogni storia, ogni figura santa la può leggere in chiave tipologica, in chiave cristologica, poiché Cristo è il centro di tutto, è il centro dell'universo, è il centro della storia, è il centro stesso di tutto il nostro esistere. Senza di Gesù non c'è il senso della vita per un cristiano, e anche San Paolo lo dice: tutto è stato fatto in funzione di lui e in vista di lui, le cose del cielo, le cose della terra, e tutto trova senso in Gesù Cristo. E allora questo è il tradimento più grande che stiamo vivendo ai tempi nostri. Se l'ignoranza di Cristo, delle scritture, è l'ignoranza di Cristo, possiamo dire anche viceversa: l'ignoranza di Cristo è l'ignoranza delle scritture, e quindi la falsa chiesa che strumentalizza le scritture non ha conosciuto Gesù. La falsa chiesa fa parte di quella categoria che Gesù dirà: non vi conosco. Ma come, Signore? Abbiamo mangiato, abbiamo fatto i banchetti solidali nelle parrocchie, abbiamo fatto i vaccini nelle chiese per aiutare le persone ammalate, abbiamo, non so, abbiamo fatto le schitarrate a Capodanno, i karaoke nelle chiese per rallegrare i fedeli, per attirare i giovani, abbiamo fatto tutto questo nel tuo nome. Ma Gesù dirà: in verità io non vi conosco, andate via da me maledetti nel fuoco eterno preparato per voi e per tutti gli operatori di iniquità, poiché non mi avete conosciuto, non avete conosciuto chi sono io. Gesù è Dio. Gesù è Dio, e la falsa chiesa predica un Gesù che non è più Dio. E quindi, se non è Dio, la sua parola non è assoluta, la sua parola è relativa, e tutto può essere messo in discussione. E quindi anche il male
Il male può essere accettato, non esistono più i mali intrinseci, non esistono più i mali assoluti, ma tutto può essere messo in discussione. Quindi si trovano dei semi di verità anche nella menzogna, se così possiamo dire, e menzogna e verità vanno insieme. Ma diceva, non mi ricordo quale papa, che una sola goccia di eresia, una sola goccia di veleno rende tutto velenoso. Una sola goccia di menzogna rende tutto falso. Ma ecco, grazie a Dio la chiesa di Bergoglio non ha solo una goccia di menzogna, ma possiamo dire che ormai il calice di menzogna sta traboccando, sta venendo fuori in modo ormai sempre più chiaro e sempre più evidente, e solo gli stolti non se ne accorgono, solo quelli che hanno i paraocchi come i cavalli non se ne accorgono. Solo quelli che hanno deciso nel loro cuore di percorrere una via di menzogna. Ma diceva il cardinale Newman, diceva che il primo vicario di Cristo in terra è la nostra coscienza. Quindi, quando la coscienza viene illuminata, quando capiamo bene come stanno i fatti, quando il Signore ci illumina e ci rende chiaro quello che prima non capivamo, ecco che allora bisogna decidere. Non si può restare nell'ambiguità, bisogna prendere una decisione. Decidere significa proprio tagliare, la radice proprio etimologica del termine significa tagliare, e quindi tagliare con la falsità, tagliare con l'impostura. Se la coscienza viene illuminata e uno rimane nell'ambiguità, rimane nell'errore, prende tempo e non taglia, ecco che allora la coscienza inizia ad ottenebrarsi, inizia a spegnersi, inizia piano piano a intiepidirsi. E così vediamo quanti anche confratelli erano partiti bene, erano partiti gridando la verità come dei leoni ruggenti, ma poi si sono tirati indietro, poi si sono ottenebrati, poi sono caduti in ambiguità, poi sono magari tornati anche al loro vomito, se così possiamo dire, usando sempre un'espressione della Sacra Scrittura. E quanti fedeli anche erano partiti bene e poi sono finiti male, sono finiti per vie impervie, per vie difficili, per vie scoscese, ripide, che sono pericolose, sono rischiose, mentre la via possiamo dire della grazia è una via dritta. Il Signore ci chiede di dire sì, no, no, e il resto è di più, il resto viene dal maligno. E allora, ecco, se abbiamo ricevuto la grazia della illuminazione della coscienza, che può essere anche intesa come un'anticipazione di quello che sarà il grande avvertimento, dove il Signore ci illuminerà in modo pieno la coscienza davanti al suo cospetto, per prendere posizione però, non per rimanere nell'ambiguità, come non so, gli ignavi della Divina Commedia, che Dante mette in un girone a parte, e sono coloro che non hanno mai saputo prendere una decisione nella loro vita, coloro che sono rimasti sempre un po' di qua e un po' di là, con due piedi in una scarpa. Ma ecco, diciamo, se il Signore ci ha illuminato la coscienza, allora ecco, dobbiamo lodarlo, benedirlo incessantemente, ed essere pronti a seguire fino in fondo la strada della verità, pagando anche di persona e però anche sperimentando la bellezza di questa via, poiché il Signore dice: solo la verità vi renderà liberi. E quando si sperimenta quella libertà, che è la libertà dello Spirito Santo, ecco che si spezzano tutte le catene, ed ecco che quello diventa il bene più prezioso da custodire, da coltivare, affinché nessuno ce lo possa più rubare. Ed è così, ecco, noi lo sperimentiamo anche nel ministero, sperimentiamo la bellezza insieme alle persecuzioni, naturalmente, ma sperimentiamo la bellezza di dire apertamente la verità, perché questa ci dà forza, questa ci libera, questa ci fa sentire in coscienza che stiamo facendo la volontà di Dio, e ci fa andare a letto sereni, tranquilli, anche in mezzo a tante tribolazioni. Io mi ricordo bene, prima di staccarmi dalla falsa chiesa, c'era un combattimento
è un combattimento interiore. E mi ricordo bene che la sera non è che andavo a dormire tanto tranquillo, la sera c'era sempre questa inquietudine, sempre questa, questa spinta, è una voce nella coscienza. Ed è così, e poi è trovata la via giusta. Ecco che allora, certo, non mancano le persecuzioni, ma la sera vado a dormire tranquillo. La sera mi metto nel letto e sento nel mio cuore che la coscienza non mi rimprovera, almeno per, diciamo, la scelta coraggiosa e per affermare la verità apertamente. In questo mi sento sereno la sera quando vado a letto, e non c'è cosa più bella, dopo una giornata faticosa, di andare a letto e sentire nel cuore la pace che viene dal Signore, quella pace che solo Lui può donarci, quella pace che insieme alla libertà sono il bene più prezioso che dobbiamo custodire e non farcelo rubare, perché il diavolo gira come leone ruggente cercando chi divorare, e il diavolo cerca di rubarci sempre la pace, la serenità, la gioia. Ecco perché dico sempre, dopo questi incontri che facciamo, dove si sperimenta la grazia, si sperimenta la presenza forte dello Spirito Santo, ecco, vigilate, perché domani il diavolo cercherà di togliere quella gioia, di farvi rattristare lo spirito, di inquietare la vostra vita. E quindi quella pace, quella grazia che riceviamo, dobbiamo imparare a custodirla, e ad accrescerla sempre di più, anche, dicevo, in mezzo a tante tribolazioni. E allora, per concludere, oggi abbiamo celebrato anche dei sacramenti, preghiamo nella messa per i bambini, vediamo se mi ricordo i nomi, Chiara, Laura ed Elio, che hanno ricevuto il battesimo, e li affidiamo al Signore, alla Vergine Maria, nella messa, poiché i sacramenti non sono un fatto privato, ma sono un fatto che riguarda la comunità ecclesiale, cioè tutta la Chiesa, e quindi anche noi con la nostra preghiera, con il nostro esempio, aiuteremo questi bambini a crescere nella fede, nella grazia. E poi abbiamo celebrato anche un matrimonio dei genitori di Elio e Laura, Loretta e Marco, dove sono? Non li vedo? Sono in fondo? Sì, ma no, forse quei bambini piccoli si sono defilati. Va bene, Loretta e Marco, che hanno ricevuto il matrimonio, è questo anche una grande grazia, poter ricevere la benedizione del Signore, ma anche in modo semplice, senza tutto quell'apparato magari di festa, ma con la fede. I sacramenti sono i sacramenti della fede. Quindi, girando per l'Italia, anche mi commuovo a vedere dei giovani che si accostano a ricevere il sacramento mossi essenzialmente dalla fede, senza pensare magari a fare cose eccezionali intorno, come si fa invece ordinariamente, e anche adulti che vengono magari a regolarizzare, se così possiamo dire, la loro situazione, o anche che semplicemente si sposano in età adulta, ma mossi da tanta fede, e ricevono il sacramento in modo semplice, ma quel sacramento è destinato a portare frutti di grazia, perché c'è la fede. Quindi, se c'è la fede, allora le famiglie diventano la casa sulla roccia di cui parla il Vangelo, sulle quali arrivarono tutte le intemperie, ma quelle case rimasero in piedi perché fondate sulla roccia. E allora affidiamo coloro che hanno ricevuto i sacramenti in modo particolare al Signore, e anche noi andiamo con la mente al giorno in cui abbiamo ricevuto i sacramenti più importanti della nostra vita, quindi il battesimo, la comunione, la cresima, l'ordinazione per noi sacerdoti, il matrimonio per chi si è sposato, e ringraziamo il Signore che si prende cura del suo popolo santo, che non ci fa mancare in mezzo a tante prove, in mezzo a tante persecuzioni, non ci fa mancare
i sacramenti della fede, e se il Signore ci chiederà di amministrarli in modo clandestino, come hanno fatto tanti sacerdoti prima di noi e ancora fanno nel mondo dove ci sono le persecuzioni, ecco che noi lo faremo, poiché sappiamo e abbiamo la convinzione che il Signore non fa mancare gli aiuti della grazia a coloro che sono suoi, a coloro che lo cercano con tutto il cuore. E allora però preghiamo anche il Signore della Messe perché mandi operai nella sua messe, perché la messe è molta, ma gli operai sono pochi. Dice il Signore: pregate, se preghiamo bene, allora certamente il Signore non ci farà mancare né i sacerdoti e tutti gli aiuti necessari per la nostra santificazione e per la santificazione delle anime e per la nostra testimonianza. Come dice San Paolo nella lettera che abbiamo sentito oggi, anche noi dobbiamo arrivare al termine della nostra vita dicendo: ho combattuto la buona battaglia, ho conservato la fede, è quella cattolica, quella vera, ho conservato la fede. E allora, con tutti questi sentimenti nel cuore, continuiamo la nostra celebrazione, eleviamo le nostre preghiere al Signore, specialmente la nostra preghiera di ringraziamento, di lode e di adorazione. Laudetur Jesus Christus.